Il guaio è che queste cose segrete coinvolgono non soltanto un certo tipo di persone, ma anche utilizzano gente più pop, che hanno gente che ha presa sui giovani, tipo i cantanti. Ed è l'esempio di Jovanotti. Sì, Jovanotti è stato invitato a uno di questi incontri segreti. Lo ammette lui stesso e ce lo racconta nessuno. Il mio nome è Nessuno e il potere lo conosco molto bene. So che i destini del pianeta non li stabiliscono le elezioni, ma le decisioni di poche persone che partecipano a riunioni segrete, lontano da occhi indiscreti, come al Bilderberg. Per imporre al mondo la loro volontà, i potenti sfruttano gli idoli delle folle, i VIP, i cantanti, anche i più insospettabili. In Italia, il potere si è servito di Jovanotti. Sentite cosa ha raccontato all'Università di Firenze. Sono stato invitato ad un summit privato, molto molto esclusivo, organizzato da una delle più grandi aziende del mondo. In questo summit un'azienda di internet. Capito? Prima dice che lo hanno invitato a una riunione segreta, poi si corregge. Mica può dire tutta la verità. Jovanotti è stato invitato a una riunione segreta organizzata da Google. Ha partecipato a una versione più alla moda del Bilderberg. La cosa interessante di questo incontro, che ha durato 4 giorni, è che c'erano premi Nobel, c'erano CEO, come si dice, come si traduce in Italia, amministratori delegati di grandissime multinazionali, di farmaceutiche, tecnologiche, ingegneri, c'erano addirittura attivisti per i diritti umani, la più importante femministe, il più grande skater del mondo, Tony Hawk, alcuni di voi lo conoscono, c'erano surfisti, non c'era un politico, neanche uno, c'era il capo della Banca Mondiale. Grandi multinazionali, banche, case farmaceutiche. Ma come, Lorenzo? Tu non eri quello che difendeva i diritti dell'Africa? Non lo sai come fanno a fare le case farmaceutiche sulla pelle degli africani? Caro Jovanotti, tu volevi cancellare il debito del terzo mondo e adesso vai alle riunioni dei banchieri e della finanza internazionale? Certo, alla riunione segreta c'erano anche i personaggi famosi, gli utili idioti del potere. Così il popolo ascolta i VIP e intanto le banche e le multinazionali gli fanno il lavaggio del cervello. Ovviamente non c'era nessun politico. Come mai? Perché non c'erano? Io l'ho domandata questa cosa. Perché non servono, hanno detto loro. Nel senso che in questo ambito la politica non è importante. Noi qui si decidono le cose. Qui le cose si decidono non più a livello politico, la politica amministra questa situazione, ma le scelte non le fa la politica. Perché? Perché la politica cerca consenso e cercando consenso sbagli sempre. Bravo Jovanotti, ma hai capito almeno che cosa stai dicendo oppure no? Stai dicendo che i politici, quelli votati dai cittadini, non contano più niente. Che della volontà del popolo non frega nulla a nessuno, perché le decisioni le prendono le banche e le multinazionali nelle riunioni segrete. E tu, caro Lorenzo, te ne vanti pure. Dici che ci sono pochi illuminati che devono decidere, mentre tutti gli altri devono solo obbedire. E ti chiamano pure a fare lezioni all'università. Ma Jovanotti, non eri il ribelle, quello di sinistra, quello contro la guerra, impegnato nelle buone cause? Vi ricordate cosa cantava? Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa. Avete capito bene? Jovanotti va a una riunione segreta organizzata da Google, ma non può dire che è segreta. Lui che scrive fiumi di testi non può parlare. Un summit privato, molto molto esclusivo. Bravo Lorenzo, sei passato dalla grande chiesa con Che Guevara e Madre Teresa alla corte delle banche e delle case farmaceutiche. Loro sì che pensano positivo. Fidati di Nessuno. Comunque su internet
Lo potete ascoltare tutto l'intervento di Jovanotti, dove egli stesso ammette che non può parlare liberamente di queste cose.